i materiali per le... ricerche spariscono di continuo. È sempre incoraggiante, vedi? Adesso? Sa della nostra magnifica scoperta? È quello che parla di qualcosa sepolto sotto Sardal? Qualcosa per il quale uomini e Mer hanno combattuto? Ora i dettagli mi sfuggono. Dovrò leggerlo di nuovo. Non riesco a togliermela dalla testa. Qualunque cosa sia, non avevo mai visto niente di così bello in tutta la mia vita. Se mi permetti di soddisfare la mia curiosità per un attimo, potrei avere alcune osservazioni da fare. Sono certo che hai già notato i marchi. Non hanno niente a che vedere con ciò che già conosciamo. Alie, Dwemer, Daedrico, neanche Falmer. Niente, nessuna corrispondenza. Decisamente bizzarro. Ora, non sono sicuro che tu sia in sintonia come lo sono io, dati i miei lunghi anni di esperienza, ma riesci a percepirlo? Un oggetto straordinario, irradia magica, e tuttavia è una sensazione che non ho mai provato prima d'ora. L'arcimago Aren è già al lavoro. Con un po' di fortuna avremo presto qualche novità. Mi duole interrompere. Bisogno di parlare con il vostro affiliato immediatamente. Tutto questo è davvero inopportuno. Stiamo compiendo importanti ricerche qui. Sì, non lo metto certo in dubbio. Tuttavia, si tratta di un'urgenza insindacabile. Ah, mai mi è capitato di essere interrotto in questo modo. Quale impudenza! Suppongo che potremo continuare più tardi, magari senza altre interruzioni. Bisogno che tu venga immediatamente con me. Andiamo. Davvero? Bene. Allora permettimi di spiegare la situazione. Vorrei sapere perché qui nell'Accademia c'è qualcuno che sostiene di far parte dell'Ordine Psijic. E cosa ancor più importante, vorrei sapere perché sta chiedendo espressamente di te. Dunque faremo una chiacchierata con lui per scoprire esattamente cosa vuole. Le domande le faccio. Ti basti sapere che l'Ordine Psijic è un'organizzazione di canaglie che si credono al di sopra della legge. Si sono già scontrati con il regno degli Aldmeri in precedenza e non intendo permettere che accada di nuovo. Ora andrai a parlare con questo monaco e scoprirai perché è qui. Poi verrà allontanato dall'accademia. Non avere paura, non ti sarà fatto alcun male. Sono felice di incontrarti di persona. Mi piacerebbe parlare con te.
Ti ho concesso di parlarmi in privato, ma temo non potremo farlo a lungo. Dobbiamo essere sintetici. Ciò che sta accadendo all'Accademia è molto grave. Tutti i tentativi precedenti di contattarti sono falliti. Credo che questo sia dovuto proprio al motivo della nostra preoccupazione. Questo oggetto, l'occhio di Magnus, come lo chiama la tua gente. L'energia che ne emana ci ha impedito di raggiungerti con le visioni che hai già visto. Più a lungo rimane qui, più pericolosa diventa la situazione. E così sono venuto personalmente a dirti che bisogna risolvere la cosa. Tu hai messo in moto questi eventi a Sartal. Devi comprendere che normalmente l'ordine Psijic non interviene direttamente negli eventi. La mia presenza qui sarà vista come un affronto da alcuni membri dell'ordine. Non appena concluso il nostro incontro, abbandonerò l'Accademia. Sono conscio che il mio arrivo ha suscitato molti sospetti, specialmente in Ancano, il tuo affiliato Talmor. Nonostante tutto, il mio ordine non agirà direttamente. D'ora in poi nessuno potrà aiutarti. Presumo ti riferisca al fatto che Ancano non vede di buon occhio l'ordine Psijic. I Talmor vedono il nostro ordine come una minaccia perché siamo potenti e non ci lasciamo controllare. Ti assicuro che non vogliamo farti del male. Come probabilmente hai capito, questo oggetto, l'occhio, ha un enorme potere. Questo mondo non è pronto. Se resterà qui, finirete per abusarne. In effetti, molti nell'ordine ritengono che sia già accaduto o che presto accadrà qualcosa, qualcosa di inevitabile. Purtroppo, il futuro è oscuro per noi quanto lo è per te. Il soverchiante potere dell'occhio ci rende difficile vedere. Temo di aver già superato i limiti del mio ordine, ma voglio dirti questo. Cerca l'augure di Dan Lane qui nella tua accademia. La sua percezione potrebbe essere più coerente della nostra. Non ne sono sicuro. Si trova all'interno dell'accademia. Uno dei tuoi compagni deve sapere dove. Mi spiace non poterti aiutare ancora, ma questa conversazione richiede davvero un grande sforzo. Ora temo di dover andare. Continueremo a osservarti e a guidarti al meglio delle nostre capacità. La forza per riuscire è dentro di te, non scordarlo mai. Scusa, stavi per dire qualcosa? Bene. Cosa significa tutto questo? Mi dispiace, ma temo di non capire. Non scherziamo. Hai chiesto di vedere un membro ben preciso dell'Accademia. Eccolo. Ora, cos'è che vuoi? Temo che ci sia un malinteso. È evidente che io qui sono fuori luogo. Sarà meglio che vada. Cosa? Mi prendi in giro? Tu non vai da nessuna parte finché non scopro cosa hai in mente. Non ho in mente proprio nulla. Porgo le mie scuse se ho offeso qualcuno. È tutto da vedere. Io... Quello che imparerai qui ti accompagnerà per tutto. A parte chiedere di te, non ha detto altro. Dolfdir ha ricominciato con le sue storie. Pensavo di non permettergli di continuare a parlarne. Ci vediamo. I divini ti sorridono. Sai, si dice che il sapere sia di per sé una ricompensa. Chiedo scusa, tu non dovresti essere qui. È sempre incoraggiante vedere le generazioni. Era da tempo che non sentivo più questo nome. Sono passati parecchi anni dall'ultima volta che gli ho parlato. Immagino si trovi ancora giù nello scavo, anche se non ho verificato di persona. Hai intenzione di incontrarlo?
Se lo fai, ti dispiacerebbe salutarlo da parte mia? Sotto l'Accademia. Non è il luogo più ospitale che ci sia, dunque, se vai laggiù, tieni gli occhi aperti. Immagino che non sia un problema per lui. Io non c'ero allora. Ho sentito le storie, come tutti gli altri. Era uno studente brillante, uno stregone esperto, immerso nella magia come nessun altro. Ma credo divenne ossessionato dall'idea di quanto potere fosse in grado di accumulare. Fu così che avvenne l'incidente. In effetti avrei proprio bisogno. Non riesco a trovare il mio alambicco. So che potrei se dovessi trovarlo. Il mio alambicco mi serve per una ricerca, ma non riesco a trovarlo.
La tua perseveranza ti porterà solo delusione. Insisti? Molto bene, allora entra. Io sono ciò che stavi cercando. I tuoi sforzi sono vani, è già iniziato. Ma coloro che ti hanno inviato non ti hanno detto cosa cercano, cosa tu cerchi. Cerchi ciò che cercano tutti coloro che praticano la magia, la conoscenza. Scoprirai che la conoscenza corrompe, distrugge, consuma. Nella conoscenza cerchi un senso, un porto sicuro, ma non troverai nulla. Talmor cercava la stessa cosa, e ciò sarà la sua distruzione, come lo è stata di molti altri. Quello che si fa chiamare Ancano cerca informazioni sull'occhio, ma ciò che troverà sarà diverso. In futuro le vostre strade si incroceranno, ma prima devi trovare ciò di cui hai bisogno. Tu e quelli che ti aiutano volete sapere cos'è l'occhio di Magnus. Volete evitare il disastro del quale non siete ancora consapevoli. Per osservare l'occhio di Magnus senza perdere la vista, ti servirà questo bastone. Ora gli eventi procedono verso l'inevitabile centro. Devi essere celere. Porta questa conoscenza al tuo arcimago. Non disturbare l'arcimago a meno che non sia assolutamente necessario. Gli incantesimi su ordinazione sono una delle poche cose che ci mantiene in contatto con il resto di Sky. Quello che imparerai qui ti accompagna. Non è un mistero. Sul serio? Cosa potrebbe esserci di così importante? Scusa, puoi ripetere? Ebbene, non ti nascondo che mi piacerebbe possedere un bastone così potente, ma credo che qualcuno di noi ne abbia realmente bisogno. E tu come fai a saperlo? Dici sul serio? Ed egli ha accennato proprio al bastone di Magnus? La tua iniziativa mi lascia senza parole. Ovviamente qualcuno dovrà portare avanti questa faccenda. Certamente. Visto che hai interpellato Logur per chiedere un consiglio, pensavo avresti dimostrato più entusiasmo. Qualcosa di così particolare e antico come il bastone di Magnus.
Non credo che troveremo mai un oggetto simile. Mi sembra di ricordare che Mirabel abbia parlato del bastone di recente. Perché non vai a parlare con lei? Sono piuttosto soddisfatto dei tuoi progressi. Hai certamente dimostrato di essere più di un semplice apprendista. Ben fatto. Una volta questa tiara si è dimostrata inestimabile per me. Spero che ora possa essere utile a te.